Monkey Island 2, ultima parte. Sono giunto faccia a faccia con le Jack nell'ultimo posto, che in ogni posto c'era da fare qualcosa. Tra parentesi, questa parte qui, che è l'ultima parte, il finale, lui verso la Shack, la difficoltà è uguale in tutte e due le versioni, sia facile che difficile. Parlando del Monkey Island Vanilla, parlando di questo, in questo, quest'ultima parte era uguale per tutte e due le versioni di gioco, la parte di difficoltà era uguale. Allora, qui c'è da fare una bambola voodoo, che se poi stai tanto viene lui, bastone per le ruote. Allora, in ogni stanza c'è da fare qualcosa. Ok, partiamo dal fondo, ma fondo, allora intanto mi serve fondo, perché queste stanze sono un po' a labirinto. Allora, c'è da prendere tanti oggetti. E da non lasciare niente al caso. Poi un attimino. E abbassare gli effetti di voce, perché qui urlerà tanto. Qui urlerà spesso. Allora, qui apre questa, mi ricordo c'era dei guanti, roba del genere. Esamina. Allora, hai aperto la pattumiera, il cassetto lo apre. Qui la difficoltà era uguale. Sì, però l'hai aperto, che ci fai? Vabbè, ci fai che sì. Hai preso qualcosa? Allora qui ci devo tornare. Pure. Ti fa aprire il cassetto per non prendere niente, Cristo. C'è due cose, la pattumiera più il cassetto, ok? Te non ci vedi niente da prendere. Ci voleva anche un teschio o qualcosa, non credo. Il cassetto. Ah, vedi, perché c'avevo da aprirlo, dai, le stesse cose ho fatto prima. Allora, questa l'ho presa. Poi, pattumiera. C'è della roba dentro, è certo. Allora, non avevo aperto, ne facciamo vedere niente in questa stanza. Ho finito per sempre. Stanza successiva. Allora, il commento audio è quello di prima, che è questo. Allora, qui a lui non gli rimane altro che apriamo queste qui. Prima deve aprire, poi guardare. Vabbè, qui tanto è finito, pure di qua. Dai, vieni a metterti i bastoni tra le ruote. L'ho preso. Alle erbe, dici te. La difficoltà era uguale. Qui è anche un po' fastidioso, ma dai. Devi andare. Finisci qui, me la usi questa. Mi ricordo, ecco, dovevo uscire. Questo era veramente difficile, questo pezzettino. Io ripeto per l'ultima volta, la difficoltà era standard. Qui dovevi proprio per forza aspettarlo. Qui dovevi. Questo con questo. Perché se non fai questa cosa qui, questo uguale. Lo spiegherò dopo, perché intanto questa cosa qui
va fatta perché lui, se no, dopo in ascensore non gli accade una determinata cosa. Se non hai i guanti pieni d'elio, veramente in ascensore non o appariva o gli cadeva la barba, roba del genere, che era l'ultimo ingrediente da prenderle. Ora lui, siccome viene ogni volta, c'è questa moneta, lo devi aspettare un attimo, che lui ti fa il solito dispetto di sempre. Cioè, quando non serve, eccolo, viene a rompere l'anima. Ora che serve? E lui dovevi fare così, prenderle un pezzo, era così, lo devi aspettare. Senz'altro appariva quando ti mettevi un po' più giù a destra. Un po' qui, qui ti manda via, vabbè. Schifosi, questi. Rimane distanze, rimane. Allora, oh, niente, questo che è? Ah, biglietto. Ah, questo, guarda. Biglietto. Mi ricordo che dovevi fare soffiare il naso anche. Ah, sì, nell'ascensore. Boh, andiamo a vedere. Mi rimane l'ascensore e basta. Fai così, lui arrivava solo se c'avevi i guantoni pieni d'elio. Io dovevo ritirare questa. Allora, lui arrivava solo se c'avevi questi due pieni d'elio, mi ricordo. Allora questa per ora non ci ho fatto niente. Si soffiava il naso, lui, vedrò poi, ancora non... Mettiti qui, mettiti, lui deve arrivare per forza a fare il solito dispetto. Credo sia un posto preciso, un timing. Perché lui è qua dentro come te. Che girella in stanza in stanza. Allora, le dinamite. Ho preso tutto in dinamite. Allora, siccome non viene, ma deve arrivare per forza. Dinamite. Qui, cioè, quello che era. No, qui ho finito. Aspetta, il cassetto, mega. Cassetto. È aperto. Chiudi. Che cosa ti porta? Qui. Basta. Mi manca. Qui nel cartone avrò fatto tutto. Cartone. Ecco il forziere, apre questo, ma è uguale. Vedi? Vedi. Mi mancava questo, non so mai come che è. Allora c'ho questo, però. Così te prende tutto. Guarda quante cose avevo lasciato qui dentro. Questa. Anche questo va a elio. Per forza. Guarda quante cose avevo lasciato. Che è questa? Vabbè, se arriva qui, via. Mi mancava un po' di roba. Torno in questa di elio. A questo punto l'elevator. Vediamo se questo. Non ho idea se questo era così. È per forza. Ecco perché non veniva nell'ascensore. Perché oltre. Ora può andare in ascensore. Ci deve avere il palloncino oltre ai guanti pieni di elio. Ora arriva per forza, mi ricordo, ecco perché ci deve avere questo, se no non accade. Ecco, e mi deve anche questa, tira, premi, uguale, usa. L'ultimo ingrediente, la barba guizzante, che inizio gioco era mio. Se non c'avevi questo, questi due, più questo, se no lui non arriverà mai. Questo mi mancava, chiave, chiave, e anche questi. Questo pieno d'elio, però, pieno d'elio, mi torna.
Boh, apri, usa, è uguale. E siamo in uno scherzetto di Monkey Island 1, il retro. Il retro di Monkey Island 1, con tante di barra di lavoro in corso, di staccionata. Eh sì, Monkey Island 1, ci vai col vestito del 2, voglio vedere queste finezze. C'è Gabrus Trefaud vestito col vestito del 2 nello stage di Monkey Island 1. Ho capito. Remake pure. Sì, vabbè, a parte che vai qui, però. A parte che vai qui, il circo non mi interessa, ora non è primario. Allora, l'ascensore però ti porta anche da un altro piano. Lì però non ce l'hanno messo il commento audio. Allora aspetta perché qui ti manda un attimo, forse per preparare la mambola voodoo, perché questo è un posto safe, posto al sicuro dove non fai niente, ma l'unico posto dove lui non viene. Hai questa, allora usa, qui chiedo l'aiuto, però questa un ingrediente, questa ok, oh no, vabbè, forse questo serviva solo per far venire lui in ascensore. Dammi un attimo, questa, quanti ingredienti, oh, due ingredienti, questa no, questa no. Sì, questa no, ti dice. Eppure si soffiava il naso e con questo fazzoletto, boh. Mi ricordo male che si con questo fazzoletto, sì. Il naso, e questo è un male, non ho più altro. E questo è inutile che vai così, a cosa ti porta? Cosa? Vabbè, anche questo, boh. Sì, scende gli ingredienti, però. Una bambola, servono tre cose, poche. Siccome l'hai fatta anche prima, questa è sempre qui, questa scimmia, cosa mi riserve? Ah. Allora, siccome non so come, ma lui si soffiava il naso in qualche modo, allora ho tralasciato un punto, non serve a qualcosa, specialmente se è pulito. Questa, una volta fatta la bambola, allora mi manca un punto, dai. Mi manca un punto, mi ricordo che lui. Ah, glielo devi solo offrire. Ho capito, glielo devi solo offrire. Non c'era un punto che si soffiava il naso. Allora, appena lo ribecco, gli offro questo. Anche se è un po' una cavolata, però. Qui ho fatto tutto. Ah, ma allora manca anche il teschio, Cristo. Perché erano un po' pochi, questo. E beh, ne manca pochi di ingredienti. Appena arriva, mentre arriva la mano, offro il fazzoletto, anche se non ne ha
bisogno, anche se inutile ripinare. Oh, dove sei, fazzoletto? Oh, dai, me lo preparo ora. Fazzoletto. Qui, vediamo se ci riparte, da qui ci riparte. Ti metti qui. E qui deve arrivare, quando lo aspetti non arriva. Ecco, ecco, era così, glielo devi solo offrire. Questa è una grande cavolata. Perché mi deve fare questo piacere? Tra virgolette. Perché non c'era un momento dove lui aveva bisogno di soffiarsi il naso, questa una cosa che dovevi sapere te. Sono tutti. Perfetta animazione, è partito il filmato. Sono tutti, perché ho preso anche quel teschio. Involontariamente ho preso anche, allora c'è questa. Allora gli spilli, usa questa su questa, però quando c'è lui, c'è lui, deve averlo vicino, lo vado a trovare. Mi torna il pezzo finale, era uguale per tutti, una cosa a tempo. Il pezzo finale era uguale per le due versioni, comunque era tosto. A questo punto sono io che inseguite, è andata, l'ho fatto senza vedere. Basta una volta, fa un automatico. Senza vedere nessuna volta una guida, nonostante ho avuto difficoltà alla cripta di Stan. Allora, per tagliare il brodo, gli fai questa. Il libro è normale, ci mettevi tempo. Il libro l'ho trovato senza guida. Vabbè, ma perché l'ho già rigiocato, ovvio, le guide le vidi. Le vidi al tempo a debito, quando mi servivano. Però fare mente locale così, perché è tosto. Allora, Walt cosa c'entra? Ma diciamo che qui, che è LeChuck. Vieni qui, diciamo che è suo fratello davvero. Guarda, è durato lo stesso tempo di Monkey 1, se non sbaglio. Perché 4 parti e mezzo, Monkey 1, va bene, mi avvicino, forse questa è la quinta parte di Monkey 2. Questa è la quinta parte. Però Monkey 1 ci fece 1 ora e mezza. Insomma, non è per. Però era molto più lungo. O sono stato bravo io? Allora, in pratica lui non era un fantasma, ma era una persona normale come lui. Carne ed ossa. E qui non sto leggendo, però stanno parlando di soldatini e veicoli. In pratica ora. E qui si può sapere la storia. Che mi ha inseguito dappertutto. In pratica ora. Sveleranno anche cos'è questo fantomatico Big Whoop. E Big Whoop è qua dietro. Allora lui non è malvagio, lui non è. A questo punto l'argola grande è sparito dai giochi. Questo grande cattivone non era altro in Monkey 2, suo fratello, ok, eccolo qua, Big Whoop non era altro che un grandioso e grazioso Luna Park. Questo finale, ecco. Ecco, sì. Si spiegano loro cos'è il finale. Questo finale del Luna Park di Big Whoop. Finale Big Whoop era solo un Luna Park, però. Dice, lo devi capire per bene. Questi sono i genitori che. Allora.
molto controverso che lo ama e lo odia. Tanto questi genitori che appaiono nel sogno, qui si sono materializzati davvero. Tra parentesi, Chuck che è suo fratello, e qui sono tornati anche i bambini. Chuck e suo fratello chiudono il gioco in bellezza di amici. Da amici, ovviamente in Monkey 3, Chuck è tornato un cattivo Neri con l'aspetto minaccioso e tutto il resto. E qui siete voi? Perché questa busta è Big Whoop? No, non è Big Whoop, certo che è Big Whoop. E qui ti dice che... Vabbè, qui diciamo hanno rifatto pace. Rimarrà l'incognito, poi perché sono bambini, non ho capito. L'incognito di Largo la Grande che è stato messo fuori combattimento solo. Le sciacche, scusate se è poco. E qui fa un verso, ho capito, però come per dire ritornerò. Big Whoop, sì. Big Whoop. E qui diciamo è finito così, hai capito? Ci hai capito qualcosa? Il game l'ha creato e disegnato Ron Gilbert. Poi c'era quel Matt, quel David. Guardi, quel David, ci sono altri. Dave parlava con Dave nel commento e questo è stato il grandioso Monkey Island 2, fatto anni 90 ristirato a lustro nell'anno 2009, nell'anno 2009 comodamente giocato a punta e clicca e qui era così, è finito così, non c'era più niente da capire. Giocate in versione estesa, versione più difficile. Ti hanno dato quattro mappe, tre mappe più Dinky, più la fortezza finale e enigmi davvero tosti che a mente locale non c'erano guide all'epoca. Però, fu giocato e finito lo stesso, ma magari qualche consiglio c'era. Qualche consiglio c'era per forza, no? Certe cose assurde, certe cose assurde. Tra libri, enigmi, cani in tasca, però era bello, è durato un... Se sei bravo. Ah, qui ancora continua, 4 ore abbondanti di gioco. E qui c'è un punto in più che lo stavo perdendo, un punto in più che lo stavo perdendo. Per il resto lui e lei non si sposano, non... Però come al solito c'era il governatore Marley, Stan ha visto pochissimo, va bene, basta e avanzo. Comunque c'erano tanti dialoghi che ho saltato, tante cose. E allora, il morale della favola, gioco rigiocato proprio volentieri, fine Monkey Island 2, parte finale.